cuore solitario! O faresti mica un partus? Mo con chi? Stamattina incontro solo culettoni? Che ha detto? Ragadito, che ti piace gli uomini. Ah, una cosa! Poi, Romano, se mi porti a Roma, ti sposo! E te ce porto, sì! Il letto. Caffè. Sta attento a non farle cadere. È pronto il caffè? Adesso nemmeno più il caffè. Venimo qua un momento. Fammelo bello forte. Già lo fai cattivo, poi sei pure lungo. E il caffè? Al bar costa 60 lire. Se te lo faccio io ne perdo 150. Sapevo io, fermo, per carità, che peggiori la situazione. Bell'aiuto, sempre così. Adesso mi ci vorranno almeno 10 minuti. Sai quanto ci perdo io con 10 minuti di fermo? Una fortuna, lo so. Fai anche lo spiritoso. Se dovrete a te, quando me la compro una seconda macchina? E questo ci manca. Questa è come la storia di Roma. Mo come, mi sposano di Roma perché la moglie deve seguire il marito. Invece proprio a me mi capita un marito che segue la moglie. Ciao. Ah, tu fra poco mi arriverai di notte come i fantasmi. Io porto la moneta, il benessere, la felicità. È arrivato Nixon. Ci mancherebbe altro, quello la porta solo guai. Quella, buongiorno. Sempre di buon umore, eh. Dov'è il pronto? Muella, dove vuoi che sia? Ah, boia, sempre così asciutta. Si fa per parlare, no? Però, me fai di roba. Sei automatica. Fossero tutte come te, fregheremo anche i giapponesi.
Beh, ma almeno un minuto della vita bisogna pure prendere solo di vacanza, no? Con te neanche un secondo. Scusi, che mi dà una mano, per favore? Sì, ti pareva. Vai, I'm that no man! Manco così, mali morti. Excuse me! Pullover Cutron, l'orologio che vive nello spazio. C'è dell'uovo alla Esso! C'è! Esso Show, Esso Show! Ebbene sì, sono pazza! Capelli parlano d'amore, capelli morbidi, dolci da accarezzare. Shampoo amami per essere amata. Shampoo amami. 300 lire, normale. A de che c'è? Per 300 lire la vuoi anche super? Come no? Dai mo, che non ho mica tempo da perdere, su, pedalare. Forza ragazzi, dai. Avanti il prossimo. Buongiorno. Thank you.
Che? Parolini, ma oltre ad andare così piano, cosa ti fai anche il bamba? Che è finito il turno. Parolini, mi ti vedo brutto a te, eh? Perché? Non è meglio che ti vai sotto casa mutua? Però su. Andiamo, va, che oggi che è un'ora di sciopero, che è l'assemblea. Sì. La roba de ba. Terrum. Allora siamo d'accordo, eh? Oggi bisogna assolutamente decidere per quei due. Per i cosimi, abbiamo già deciso qualcosa. Sì, abbiamo già parlato con il marketing. Che ci ha parlato? Non ha parlato niente. Sui campanelli? Scusi, ho sbagliato. Impari bene a leggere. Muscisse un'altra vecchia. Buongiorno, scusi, le vorrei parlare. Ma che fa? Va via. Un momento. Desidera? Le vorrei parlare un minuto. Ma io non la conosco. Parolini Silvestro, molto piacere. Sebastiani Enrica, piacere mio. Ah, io l'ho giurato il giorno in cui mi sono sposata. In casa mia ho detto la macchina non c'entrerà mai. Perché non le piace lavorare? Oddio. Lavorare è una disgrazia. Ma se necessario. Vede, ragazza, lavoravo anch'io. Però vede, a un certo punto una donna deve scegliere. O la macchina o l'uomo. E lei? Ho scelto mio marito. E siccome lui deve lavorare per forza, io cerco di consolarlo occupandomi soltanto di lui. Ma, scusi, ma i soldi vi bastano? Li facciamo bastare? Sì. Io mi accontento. Ah. Gradisce un po' di lampone? Come ha detto, scusi? No, dico, gradisce un po' di lampone? Sì, no, sì, ma... Poco, grazie. Ah, questo lo può bere tranquillo, non è mica roba chimica. Lo faccio io. Bene. Aspetti che ci mettiamo un po' d'acqua fresca. Sì, sì, se è fresca è meglio. Ah, ecco mio marito. Che, viene qui? No, passa soltanto. Ah, passa. Il collaudatore a Modena. Ogni volta che passa lo saluto. Tra 3 minuti torna indietro. E lei lo risaluta? Certo. Sembra una cosa stupida. E invece la sua importanza. Cosa c'è? Niente. Passavo e volevo salutarti. Mo vai malora. E lei lo ama? Gli dedico tutto il tempo che ho. Solo che lui, purtroppo, ha pochissimo tempo da dedicare a me. Lui, più che altro, collauda. Ma non le piace? Sì, sì, è buono, grazie. Ah, ho capito. Lei è uno di quelli che bevono la roba gelata. Ma insomma... E va bene, se lo vuole un pezzettino di ghiaccio, io glielo do. Però guardi che fa male, sa? Ah, ma tanto io ci sono abituato. È questo il punto. Non bisogna abituarsi. No, guardi. Guardi pure. È vuoto. Mi sembra strano, una donna di casa come lei. Appunto, mio marito l'ha voluto comprare per forza. Ma io non lo voglio, non lo uso, non mi va. Capisco, anzi, non capisco proprio. Adesso le faccio capire io. Assaggi? Assaggi pure. Ma col lampone. Via, assaggi un po'. Buono. Visto? Buono, però. Spezzatino con piselli, Buonissimo. E lo sa perché è così buono? No. Perché io quel coso lì non lo uso. Ah, no, eh?
Non mi piace. Vede, il frigorifero rovina gli odori. Perché il burro sa di formaggio, il formaggio sa di pesce, il pesce sa di carne. Ma allora la roba come la conserva? Io non la conservo. Faccio la spesa tutte le mattine. Se usassi il frigorifero la farei due volte alla settimana e la roba non sarebbe mai fresca. Il frigorifero incoraggia la pigrizia. Scusi. Non sono mica tanto sicura che lui mi veda. Passa troppo veloce, eh? Velocissimo. Buonasera. Oh, finalmente. Non t'ho mai aspettato con tanta impazienza. A me? Sì, vieni qua. E che è successo? Un ritorno di fiamma? E vieni. Che c'è? Sei morto. Devo andare a fare la pipì. Ci dovevo andare prima io. O fino a casa te la dovevi portare. Non la potevi fare in fabbrica. In fabbrica te, quando fai pipì ti pagano lo stesso. A me no, invece. Che c'è per cena? Minestra. Mai un po' di spezzatina coi piselli. Sì, col tempo che ci vuole. Mo dico, sei matto? Piuttosto, dagli bere una scaldata, sta in frigorifero. Odore di pesce. Ma se non ce n'è pesce nel frigorifero. Ci sarà stato. Sì, c'è stato il capitone, a Natale. E si capisce, perché noi non cambiamo mai. Che c'è per cena? Minestra. Che c'è per cena? Minestra. Sempre minestra. La minestra non c'è più. Beh, ma e che se fa così? Oltretutto adesso che mangiamo? Sardine, fagioli, trippa e a chi gli piace, ventresca. Una cenetta leggera. Almeno è varia. Insomma, Ernesta, io vorrei sapere che... Che poi con te è quello che mi fa rabbia, che non si riesce più nemmeno a litigare. Fammi anche litigare. Ernesta? Ernesta! Cosa c'è? Piantala, vieni a letto, dai, è mezzanotte passata. E dai, è sabato. Vieni a letto. Non posso, devo recuperare il tempo che mi hai fatto perdere. Ma dopo mi viene sonno. E allora rimandiamo domani sera. Eh no, o stasera o mai più. Allora mai più. Sempre alla finestra, se no ti vedono anche gli altri. Come vuoi, amore mio. Amore, a me? Sì. Sì. Mi vuoi dare il cuscino, sì o no? Non parla del male, sai? A chi? Hai visto? Se mangiavi la minestra invece della ventresca, gli incubi non ce li avevi. Oggi lasagna al forno. Grazie. A domani. Thank you.
Senti, sei tu il compagno responsabile del lavoro di massa? No, io sono soltanto uno della massa, compagna. Ah, oh, scusa. Ma sta attento anche con quella. Sì, ti convenci. Ciao. Ciao. Non sapevo che fossi un compagno. Perché? Pure tu? E come? Quando sono nata mio padre invece che all'anagrafe mi ha scritto al partito. Peccato. A saperlo, potevamo darci subito del tu. Diamocelo adesso. Hai ragione. Tesoro mio, giurami che il nostro non sarà mai l'amore del sabato sera. Lo giuro, ma tu giurami che non lavorerai mai. Quanto guadagni al mese? Quasi 100. E allora te lo giuro, non lavorerò mai. È sufficiente che lavori tu. Perché, anima mia? Tuo marito lavora gratis. Il collaudatore non c'entra, tesoro. Stasera, appena lo vedo, gli dico tutto. Che gli dice il collaudatore? Che ho incontrato l'uomo della mia vita e che fra me e lui è tutto finito. Perché non dovrei dirglielo, eh? E beh, normalmente non si dice. E beh, io lo dico. Il mio non è un colpo di fulmine, è una cosa ben meditata. Io mi sono innamorata di te perché sei buono, sei dolce, sei paziente. E soprattutto vai piano, non corri. Lo vedi che Bordia aveva 500? Se magari c'avevo il Ferrari, tutto questo non succedeva. Io non sono una che dice che vada al dentista e invece vada all'amante. Ah no, eh? No. Se un amore finisse e ne nasce un altro, bisogna affrontare tutte le conseguenze. Sì, capisco, ma lui, il collaudatore, come la prenderà? Oh, lo sapevo io che la prendeva male. Parolin, ma che ne è successo? Ragazzi, venite qui. Parolin, risponde. Portatelo all'infermeria. Va bene, Bares, va bene. Sì, Bares Suquet. Tu su, Parolini, dai che non è niente. Avrei respirato un po' di cloruro. Lo mandiamo a casa, sur dottor? Vuoi andare a casa? No. Vuoi andare a prendere un po' d'aria? Vai, vai, una passeggiatina ti farà bene. Lei è meridionale, ma lei è un bravo ragazzo. Benissimo. Meno male. Un vero sportivo. Però vuole l'annullamento alla sacra rota. È ricco. Ma no, adesso costa poco. Ah. Come mai ti sei sposata in chiesa? Ma cosa vuoi, per forza? Lui è un socialdemocratico. E tu, dove ti sei sposato? In comune. Allora divorzi. Cosa c'è, amore mio? È che io... A mia moglie ancora non gliel'ho detto. E perché? Perché è difficile.
Ma scusa, ma se la prima cosa che mi hai detto è stata mia moglie non mi capisce, mia moglie non mi ama, mia moglie non è più una donna, è una macchina, è vero sì o no? È vero sì. E non mi hai anche giurato che mi ami, che ami soltanto me, che mi sogni notte e giorno, è vero sì o no? È vero sì. E allora? E allora... Allora? È difficile lo stesso. Ma è stato difficile anche per me dire al collaudatore che mi ero sbagliata con lui. Eppure il coraggio l'ho trovato, perché... è te che voglio, e nessun altro. Perché ti amo. Così bene, in italiano, come me lo dici te, non me l'aveva mai detto nessuno. A me mi hanno sempre detto a voi ban, che è tutta un'altra cosa. No, Silvestro, no, 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 no. Bisogna essere leali, dire la verità, sempre. La menzogna, i compromessi, gli inganni, lasciamoli ai borghesi, noi siamo diversi. E lo so, ma mica tutti sono sportivi come tuo marito. Ernesta è una come noi e merita il nostro rispetto. E il nostro modo di rispettarla è dirle le cose come stanno. E già, noi le diciamo le cose come stanno. E quella s'ammazza. L'importante è essere leali. Lo so, grazie. 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 Allora va bene, tu non le dici niente. Vieni da me e mi dici, mia moglie non la lascio. Mi si spezza il cuore, ma fra lei e te scelgo lei. E a questo punto mi ammazzo io. E tu cosa fai? Prego, si accomodi. L'importante è essere leali. Lo so, grazie. L'importante è essere leali. Lo so, grazie. Guarda, Silvestro, non bisogna far male agli altri, ma in certi casi l'egoismo è sano. Vladimiro! E chi è? È il gruppista che porta il lavoro a mia moglie. Che fa? Se quello ne vede, di sicuro gli racconta tutto. E allora vedi, Silvestro, ti sembra una situazione accettabile, nascondersi come ladri. Vai su a spostare la macchina. Sì, vado. No! Se qualcuno lo deve dire a mia moglie, quel qualcuno devo essere io. Questo mi sembra giusto. Ecco. Ma butta giù così! Ma questa è ma sta spingendo, ma... Oh! Oh! Ah, disgraziato! Dica taccio! Aia, aia! Grazie a Dio che c'ho il fiatone. Se notte mi andava a morire ammazzato. Ma bisognava capirla. Chi poteva lasciare la macchina in mezzo alla strada se non un romano? E chi la poteva levare così se non un disgraziato da ste parti? Ernesta? Spezzatino con piselli. Buonasera. Chi è lei? Dov'è mia moglie? Cretino, sono io. Lo vedo. Ma sai com'è con tutte queste sorprese? Tutta vestita. Un esagerato. Ma che è successo? Oh. Oddio! Ho dimenticato l'anniversario del matrimonio. E quando mai l'abbiamo festeggiato? Già, e allora... Aspetti un figlio! Eh già, è arrivato l'arcangelo Gabriele. Mo su, per una sera che non lavoro. Te pare poco? È roba che per levarti da quella macchina c'è la fiamma ossidrica. Non ti preoccupare, non è niente. È che io e te non stiamo mai insieme. Su, mangiamo, tesoro mio. Non chiamarmi tesoro mio, eh? Perché? Perché finché non scopro quello che c'è sotto, ogni volta che lo dici mi via un colpo. Dove vai? A spogliarmi. No! Come no? Fermo! Su, stai qui.
Prima mangiamo. Ci spogliamo dopo. Stasera ho certe intenzioni. Sì. No, no, prima fammi parlare. Levati. No. T'ho detto levati. No. Levati, sai. Aspetta, ma io ti devo... Levati, arresto. Io... Ah, questo era, carina. No, no, no e no, ecco no. Io lo so tu chi ci vuoi mettere a quella macchina, ma non me ci vedrai mai. Piuttosto me dai un braccio, guarda. Basta un braccio solo, perché tu in fabbrica ci stai bene. Sto malissimo. E per questo quando torno a casa voglio sto un po' tranquillo, in santa pace. Così, così, guarda. Ah, come mi riposo bene. Togli i piedi dalla coperta, sei un uomo senza ambizioni. E tu ce ne hai troppe? Sì, cara. Ma questa volta ho commesso l'ultimo errore, quello definitivo, e te costerà caro, carissimo. O questa macchina esce da sta casa, o esco io. Prego. Prego, prego. Prima risponda al telefono. Pronto? Ciao, amore mio. Come va? Sì. Cosa fai? Stavo uscendo. Gliel'hai detto? No, sì. No, sì, è... un accenno. Un po' vago. Vuoi che venga a parlarle io? No, no, grazie. No. Meglio di no. Sai dove sono? No, no, non ho idea. Dal parrucchiere. Se ti affazzi, ti vedo. Sì, mi affaccio, aspetta un momento, eh. Sì, come no, ma le par... non ci arriva. Cosa? Il filo non ci arriva. Scusa, qui fanno chiasso, non posso parlare. Nemmeno io. Ci vediamo domani, ciao. Arrivederla, ingegnere. Ernesta, ti devo parlare. Anch'io. Hai visto Vladimiro? E lui ha visto te. E allora? E allora niente. Quello che dovevo dire l'ho detto. Eh no. E ste cose non si risolvono mica con gli schiaffi, eh? Adesso noi ne parliamo e tu mi fai il sacrosanto piacere di starmi a sentire. Se sua moglie non collabora, lei, caro amico, il divorzio se lo può dimenticare. Come si arriva? Ma scusi tanto, avvocato, ma sto divorzio c'è o non c'è? C'è? Oh. E non c'è? Dipende. E da chi? Parolini, Parolini, ma lei dove vive? In fabbrica. Ah, allora cominciamo col dire che perché lei possa intraprendere una causa di divorzio, bisogna che sua moglie abbia una colpa. Grave! Se è per questo ce n'è tante. Ah, quali, quali? Lavora giorno e notte. Giuridicamente non è una colpa. Ah, no, eh? No! Non è più nemmeno una moglie. Mi spiego? Si spiega, si spiega. Ma non è una colpa? Nemmeno. No! Non mi ama più. Parolino, ma cos'è una colpa questa? Ah! Vuole accumulare, diventare proprietaria. Non è più nemmeno una compagna. Questo potrebbe essere considerato un merito. Ma come sarebbe? Parolini, dico, ognuno le sue idee, sa? Eh? Insomma, non la voglio più io, va bene? Allora è colpa sua! Scusi, sua moglie non c'entra, quindi niente divorzio. Vediamo un po', eh? Vediamo un po'. Sua moglie è stata condannata all'ergastolo? No. Ha commesso atti di libidine su un figlio o su una figlia? O li ha spinti alla prostituzione? Avvocato, ma che sta a dire? Non si sa mai, non si sa mai. Ha minacciato di ucciderla? Oppure le ha procurato lesioni gravi o invalidità permanente? No. Il matrimonio è stato consumato. Poco. Poco, molto non importa. Sta di fatto che, come vede, motivi di divorzio non ce ne sono. Non ce ne sono. Ma sta legge chi l'ha fatta? Io no, voi. Io? Sì, anche voi l'avete approvata. Ma voi chi? Voi comunisti. Ah. Beh, sempre una riforma è. Ah, sì, 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 per i meriti dell'ergastolane, certamente. In base agli articoli 275 del codice penale, questa corte condanna l'imputata Parolini Ernesta alla pena dell'ergastolo. Bene!
Adesso finalmente me lo daranno il divorzio. No, 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 caro Parolini, ma cosa sta dicendo? Sua moglie è stata condannata perché le ha sparato. L'ha uccisa per gelosia. Dunque, caro Parolini, lei è un uomo morto. Oltretutto l'ergastolo se lo prenderebbe lei. Avvocato, ma chi l'ammazza questa? E che non ho figli. Parolini, e quali figli? A me me lo dici? Accelero. Accelera, accelera che ti sei sotto la norma. Nel loro caso, per arrivare al divorzio, non c'è che passare attraverso la separazione legale. Sarebbe esattamente? Sarebbe che il Parolini qui presente vada al giudice e chiede la separazione. Dopo 5 anni di separazione effettiva e ininterrotta, torna dal giudice e chiede il divorzio. E dopo mi può sposare? Se ne ha ancora voglia. Diciamo pure di sì. Sembra che lei, signora, nel frattempo abbia ottenuto l'annullamento del matrimonio con suo marito. Sì, pare che la causa si stia mettendo bene. Ah, sì? Vede, vede, Parolini, se la sposava in chiesa, magari potevamo buttarci sull'impotenza. Avvocato, Allora, se ho capito bene, devono passare 5 anni. Tempo minimo. Perché c'è anche un tempo massimo? 7 anni. Orca. Certo, proprio così. Perché vede, cara Parolini? Buone, Tutto dipende da sua moglie. Ah, ricominciamo. Ricominciamo, sì, Parolini. Come lo devo dire, Sia per separarsi che per divorziare, lei deve mettersi d'accordo con sua moglie. Ma se io la lascio perché non ci vado d'accordo? Come me ci metto d'accordo? Scusi, avvocato, se in questi 5 anni d'attesa lui e io viviamo insieme, che succede? Che succede? Che succede? Tutto dipende... da mia moglie. Eh sì! Vede, signora, chiarisco il problema. Mettiamo che il Parolini, sua moglie consentiente, ottenga la separazione. Bene! Anche così resta il marito di sua moglie, con tutti i doveri che il matrimonio comporta, economici e morali. Quindi deve vivere per conto suo e, almeno in linea teorica, essere fedele. Cosa significa in linea teorica? Significa che per esserlo solo in teoria e non in pratica, tutto dipende... da sua moglie. Vedo che ha varato il punto, signora. Anzi, se devo dire il mio parere, vero? Voi vi fate vedere troppo spesso insieme, dovreste essere più prudenti, insomma, dovreste proprio ignorarli. Insomma, avvocato, io da chi mi separo? Da mia moglie o da lei? Da tutte e due, caro mio, da tutte e due! Con la differenza che se lei Parolini è infedele, sua moglie può farle passare un sacco di guai, mentre la signora qui non può farle proprio niente. Ah, ma questo lo dice lei? No, no, lo dice la legge. Scusa, amore mio. È la forza dell'abitudine. Vedono? La gente passa, vede, riferisce, sua moglie si inasprisce, il giudice anche, tutte le colpe ricadono su di lei e allora, caro Parolini, per arrivare al divorzio, lei ci metterà una vita. Ma non stia a preoccuparsi, avvocato, quello là è mio marito. 7, 8, 9. A 9 ti fermi. Caleonago, per parte. E conti fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 9, cale 2 aghi, 5. Hai capito? Sì. Adesso crescono in fretta. Sono svelte e imparano subito. Potrei procurartene un'altra. Prima lasciami pagare questa macchina qua, poi ne parliamo. A pagare c'è sempre possibilità. L'importante è avere un credito. E io, sai, conosco un sacco di gente. Io e te in società potremmo fregare tutti. E lasciami. Una quercia sei. Una quercia. Sai cosa ti dico, Ernesta? Pensa che sono così innamorato del tuo modo di respingermi che quasi quasi la prima volta che mi dici di sì non ti amo più. Allora sarà un amore eterno. Ernesta, tu non sei felice. Lo vedrebbe anche un cretino. Infatti tu l'hai visto subito. Tutta colpa dell'immigrazione meridionale. Se non arrivava qua Romano dall'Ostia, là... Almeno ti capisce almeno. Non lascialo stare, che quello mi capisce benissimo. Lo so io come ti capisce. Uffa, oggi la stai facendo più lunga del solito. Va bene, va, ciao. Passo domani alle 4. No, vieni prima, se la ragazzina funziona.
Ciao, Love Story. Scusa, c'è un momentino di tempo? Sì, perché? E allora vedi un po' d'anna a fanculo. Sei proprio romantico. Con una sola non ce la faccio mica. E fermati un momento, no? Non sarà mica la fine del mondo. Già, mi fermo e che faccio? Ma com'è? Manca solo da noi. Oh, ben visto, per la strada c'è... Ma che stanno bene in fabbrica, che anche se viene giù tutto la paga la pigliamo stesso. Si possono fare le cose civilmente, senza litigare. Litigare? Per carità, figurarsi. Oh, meno male. Io non ne voglio neanche sentir parlare. Come? Sono affari vostri. Tant'è vero che per farveli non mi avete mica chiesto il permesso. Perciò io non c'entro e non ci voglio entrare. Pensa un po' che secondo l'avvocato dipende tutto da te. Ecco, bravo, questo ci manca. Perdere tempo e soldi con gli avvocati. Io non ho né tempo né soldi. Ma guarda. Sai cosa diceva mio padre? No. Poliziotti, giudici, avvocati, beato quello che non li ha mai incontrati. Ma la legge dice che se io di quello che dice la legge sai quanto me ne sbatto? Ma cosa mi serve a me la legge? A smettere di fare questa vita. Mi toglie forse da questa macchina. Sposata, separata o vedova, questo è il destino mio. E se non me lo cambio io, non me lo cambia nessuno. E allora tutte queste storie di giudici, di avvocati che mi viene a raccontare, sono fregature di sicuro. E siccome io nella vita le mie belle fregature le ho già avute, sono servita, mi basta così, non voglio altro. Ma io? Che faccio io? Senti, Mo, se a te ti ha preso un attacco di virilità, fai pure. Però stai attento, perché può darsi che tu abbia tempo. Mo soldi, non ce ne hai di sicuro. Tieni. Che? Va bene che è buio. Ma le cambiali dovresti riconoscerle. Cambiali? Pensavi che la seconda macchina me l'avessero regalata? E io che c'entro con queste? Ah, non lo so. C'è la firma tua. Eh? E chi ci ha messa? Io. Sta a vedere che la moglie non può neanche falsificare la firma del marito. Ma fermo, sai, che le devo consegnare giusto domattina. L'hai fatto per ricattarmi, eh? Ma neanche per sogno. L'ho fatto perché quelli si fidano più di te che di me. Pensa te che incoscienti. Eh già, loro si fidano più... Credevo peggio. Ma guarda che... Io voglio sapere che... Non era il temporale? Ma che temporale? Sarà stato qualche figlio d'un prete che l'ha imbrugliata curante. E il mondo è pieno di figli di prete. E una. Ecco le candele. Meno male che ti ho detto fai una corsa. Che ti è successo? Il mio ragazzo mi ha lasciato. Ha detto che non mi sposo più. Ma ringrazia la Madonna e va a lavorare. Ma te sei male? No, è che io sono per la distensione. Ti distendi tu, ma mi ingazzo io però. Ah, beh. Ti stai sciupando, si vede. Hai la testa piena di pensieri. No, che... È che se non si chiarisce sta situazione... E già? Adesso poi mi dai appuntamento perfino negli scantinati. Lo so, amore mio, ma che devo fare? A casa mia no. A casa tua nemmeno. Fuori non vuole l'avvocato.
Non ci resta che la sede del partito. Quanto durerà così? Non lo so, amore mio, non lo so. So soltanto che ci vuole pazienza. E no, invece. Quando un uomo e una donna si amano, devono stare insieme. È un loro diritto. Hai ragione. Se un giorno faremo la rivoluzione, la faremo anche per questo. Sarà. Ma io la voglio subito, la mia parte di rivoluzione. No, compagni! No, no! Questa è la sede del partito, non è mica una garçonnière. Mo papà, sei eccessivo. Tu stai zitta. Che qui non è tanto il padre che parla quanto il compagno. Ed è gravissimo che debba venire proprio io, dalla federazione, a fare questi discorsi a mia figlia. Quanto a lei, Zavanotto. Perché mi dai del lei? Io pure sono un compagno. Cosa c'entra? Qui si tratta di mia figlia. Ma poi cosa significa? Perché sei un compagno, tu credi di avere il diritto di entrare e uscire dalla casa di mia figlia con i calzoni in mano? Basta! La tatresca deve finire! Papà, ma che modo di parlare? Io la chiamo come la chiamano gli altri e gli altri contano. Ma questa è morale borghese. No, questa è politica. Perché noi agli altri ci dobbiamo stare attenti, perché sta a noi dare l'esempio. Scusa se insisto, ma non stai mica parlando da comunista. Ah no? No. Ma perché noi comunisti la morale non ce l'abbiamo, noi comunisti il senso della famiglia non ce l'abbiamo. Ma lascia che queste bazzanate sull'amore libero le raccontino i nostri avversari politici. E già, per questo in Russia non vogliono che si prenda la pillola. Lascia perdere la Russia. La verità è questa, è che le libertà che voi volete sono libertà anarchiche. Domando la parola. Non ho finito. Ma non finisci mai. Parla. Oh, ecco. Io volevo dire che proprio perché noi una morale ce l'abbiamo che stiamo cercando di mettere tutto in chiaro. Lei con suo marito e io con mia moglie. Ma mettere le cose in chiaro non basta. Ma se mi nasce un bambino adesso, che nome porterebbe? Il tuo? Il mio? O quello di suo marito? E questo che discorso è? Come che discorso è? No, volevo dire, ora come stai parlando? Come padre? Come compagno? O come reazionario? Senti, Zavanotto, io ho qualche anno più di te. E se credi di imbrogliarmi con la dialettica, ti sbagli. Il punto è questo. Bisogna fare le cose regolari, secondo la legge. Ma te ti scordi che noi ci amiamo. Ma lascia perdere l'amore che adesso non c'entra. Ma come non c'entra? Non c'entra, stiamo facendo un discorso politico. Ah. Adesso. E allora va bene. Facciamolo, questo discorso politico. Che cosa dice il partito? La lotta ai tempi lunghi, le battaglie vanno viste in prospettiva, mi sta bene. Finché si tratta della casa, delle scuole, dei servizi sanitari, posso anche aspettare 10-20 anni. Forse la casa l'avranno i miei figli o i figli dei miei figli. Mi sta bene lo stesso. Ma i tempi lunghi anche per l'amore, no! L'amore lo voglio subito. Non quando non so più cosa farmene. L'amore, l'amore. Siete sposati tutti e due. Dovevate pensarci prima. E se ci pensavamo prima, chi si sposava? Ma sei stato proprio tu a insegnarmi a lottare contro l'ingiustizia. E la prima ingiustizia è questa, che due come noi non hanno neanche il diritto di fare l'amore. A forza di tatticismo, la vita dell'uomo ve la dimenticate. Tutte chiacchiere. Noi viviamo in una repubblica democratica. E di questa repubblica noi siamo una forza determinante. Le leggi si fanno anche con i nostri voti. E perciò noi per primi dobbiamo rispettarle. Anche quella sul divorzio. Finché c'è. Perciò tu, caro compagno, smettila di fare il solito italiano che tiene il piede in due staffe. Rivolgiti al tribunale. E finché tutto non è a posto, contegno esemplare. Parolini! Che mi può fare? Non lo sa che i fascisti sono contro il divorzio! Ah, sì? Ci ritiri! Ma ti rendi conto che secondo la legge io e lui ci potremmo sposare sì o no fra 6-7 anni? Vabbè, tutti prima di sposarsi hanno un periodo di fidanzamento. Voi fidanzatevi e poi aspettate. Se aspettiamo il delirium tremens. Ma lo sai quanti anni siamo stati fidanzati io e tua madre? 14! Già, ma quando vi siete sposati io avevo già fatto la prima comunione. Mi fa delle brutte proposte. Sì, vabbè, buonasera. Stavo a dormire dentro a sta casa? Ah,
Angelina? Su, basta per oggi. Ci vediamo domani. Ma domani non posso. Ma perché? Perché ho fatto pace col mio ragazzo. E allora? Andiamo a fare una scampagnata. Ma bisogna pur festeggiare, no? Vai, vai. Vedrai che bella festa che ti fa. Vai su. Speriamo bene. Che c'entra mia madre adesso? Mi devi fare un giuramento. E siccome per voi romani la mamma è tutto, giura su tua madre. Cosa? Voglio sapere se veramente vuoi andare a vivere con quell'altra. Se veramente fra me e te è tutto finito. Metti una mano qua sopra e dimmi sì o no. Ma perché la prendi così? Io, in fondo, te voglio bene. Leva quello in fondo e di ti amo se sei capace. Che c'entra l'affetto? C'è sempre. Se tu un domani dovessi morire, per me sarebbe un grande dolore. Dopo morta me ne frego. Io voglio sapere da viva. L'amore è finito, sì o no? Rispondi. Fietto mio, fa come te pare, ma a me in mezzo a ste porcherie non me ce mette. Giura su tuo padre. Lui forse te può capire. E allora? Mi dispiace, Ernesta, ma è proprio finito. Allora collabori? Questa sera alle 18 tutti al grande comizio unitario delle tre confederazioni del lavoro. Parlerà il compagno Montanari del sindacato tessili sul tema. Lo sfruttamento delle lavoranti a domicilio. Intervenite. Cittadini, compagni, questa sera alle 18 tutti al grande comizio unitario delle tre confederazioni del lavoro. Parlerà il compagno Montanari del sindacato tessili sul tema. Lo sfruttamento dei lavoranti a domicilio. Intervenite. Autorizzazione al libretto. Patente. Porca miseria! L'ho persa! Scusi. Non è regolare. L'ho persa. Non è regolare. Ah no! Ho cambiato pantaloni. Ho lasciato tutti in quegli altri. Il fazzoletto, i soldi, il portafoglio. Non è regolare. Senta, facciamo una cosa. Io abito a 2 chilometri da qui. Lei si trattenga il libretto. Io faccio un salto a casa, prendo la patente. È questione di un minuto. Non è regolare. Presto, prendimi il portafoglio, l'ho dimenticato nei pantaloni grigi. Stanno sopra la sedia. Mossimo. Fai presto. Sto. Non è regolare. Eh no, adesso sì. Hai visto che cammina uno, Come ha detto che si chiama lei? Parolini Silvestro, di Roma. E questa patente è sua? È certo che è mia. E allora perché l'hanno destata a Pellegrini Vladimiro? Bimbo? Vladimiro? Ma Vladimiro è che è un amico che sa... Che... Oddio!
vedi questi? Oh, si smettono di sparare, si smettono di sparare, eh? Ma che stai a dire? Il mio è questo, cretina. Adesso tu non devi pensare che... No. State zitto. Da quando è cominciato? È la prima volta. È la prima volta da quando siete sposati, lo giuro. T'ho detto di star zitto, lo voglio sapere da lei. Da quando? Da quando ho deciso di collaborare. 30, 40, 50. Un vero colpo di fortuna, ah sì, un vero colpo di fortuna. Ma quale fortuna? Mi sono venduto la macchina. Ma Parolini, lei non mi ha capito. Dico che è stata una vera fortuna, aver sorpreso sua moglie a letto con l'altro. Parolini! Lei trova? Ma si capisce, si capisce. Adesso sua moglie ce la diamo in pugno. Avvocato, lei non la conosce. E non la voglio conoscere, caro lei. Va bene. Io dico solo che sua moglie adesso non ha più il coltello dalla parte del manico. No, ce l'abbiamo noi. E sa cosa ci facciamo con questo manico? Dica lei, avvocato, non vorrei sbagliare. Piantiamo la causa sull'adulterio e la separazione la facciamo per colpa sua. Mia? Di sua moglie, chiaro? Ah, beh. E così i figli, se li tiene lei, che è il padre. Avvocato, ma non ce n'ho figli. Ah no? Ah no? Niente, non fa niente, non fa niente. Allora la preghiamo sugli alimenti. Insomma, mi pare di aver capito che lei vorrebbe far ricadere la colpa di tutto su mia moglie. Non io, la colpa c'è e ricade da sé. Con chi stava a letto la signora Parolini Ernesta, eh? Con chi stava a letto, con chi stava a letto, con chi stava a letto? Avvocato, ma che se strilla? La verità è la verità e bisogna proclamarla senza paura quando un giorno andremo in tribunale e porterò queste prove. Buongiorno, ciao, signora, buongiorno. Ciao. Prego, signore. Ho una grande notizia. Se è una faccenda di letto, la sappiamo già. Avvocato, che c'è? Non vedi niente? No. La fede non c'è più. Sono libera, liberissima. Ho avuto l'annullamento. Hai capito il Vaticano? Zac! Meno male, almeno questa è fatta. Adesso le cose cambiano, no? Se cambiano, signora mia, cambiano sì, ma non per questo. Noi abbiamo una notizia ancora più grossa. Glielo dice lei o glielo dico io? Che cos'è? Niente, mia moglie ha un amante. Come? Sua moglie ha un amante! Avvocato! Bene, ma questo è un colpo di fortuna. Aridaglie! Cameriere, un litro! Oh, ci fanno pure i brindisi. Parolini, io siete, sa? Va bene. Ma allora adesso cosa succede? Che succede? Succede che sua moglie buona buona consente tutto. Separazione prima e divorzio poi e ce la caviamo col tempo minimo. Oppure la sputtaniamo lei, sua amante, che non avrà più la faccia di comparire. Ma chi sputtana, avvocato? Sì. Ma lei non sputtana proprio nessuno. E per lui, ma che fa? Si mette a fare il gentiluomo proprio adesso? Vuol divorziare, sì o no? Sì, ma insomma... E allora che bisogna scivolare, tac, 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 dove capite capita, senza guardare troppo per il sottile, tac, 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 hai capito? Se non stiamo freschi, Parolini! Parolini, guardimi diretta, queste corna, già che le abbiamo, giochiamocele, giochiamocele bene! Entri, Parolini, entri, scusi se la precedo, eh? Buonasera. Abbia pazienza, una sera. Da quella benedetta donna di mia moglie ogni tanto, una sera, si confeziona qualche vestituccio da sola. Buonasera. Venga, venga. Si accomodi. Oh, eccoli qua, i nostri baldi giovanotti. Dunque, caro Parolini. Questi due signori qua, tanto per non farla tanto lunga, sono amici suoi che hanno visto tutto. È chiaro? Veramente io nemmeno li conosco. Non importa, Parolini, non importa, li conosce adesso. E siccome soltanto simpatici, fate subito amicizia e lei li invita a pranzo. Io? Sì, certo, lei. Solo che tutto questo non avviene adesso, ma è già avvenuto 2 giorni fa, è chiaro? No. Comodi, sedete. Dunque, lei li invita a pranzo. Rientra a casa con loro, ridendo e scherzando. Scusate, mia moglie. Dunque dicevo, lei entra a casa con loro, apre la porta e chi ti vede?
Sua moglie, ha letto, quell'uomo! Ma lo dobbiamo proprio dire a tutti. A tutti no, ma questi due signori che lo testimonieranno davanti al giudice, giurando di dire la verità, solo la verità e nient'altro che la verità... Lo giuro! Bravissimi, ma non adesso, dopo. Solo che per evitare contraddizioni o inesattezze. Adesso lei, caro Parolini, ci racconta bene, per filo e per segno, ciò che ha visto. Sua moglie era a letto con Sergio Bergoncini. Ma come, mo ce ne sta pure un altro? Perché non era? Ah, no, scusi, questo è un altro caso come il suo. Dunque, stava a letto con Pellegrini Vladimiro. Lo conoscete, no? Quello che porta il lavoro alle magliaie, il figlio di Caracci. Va bene, dunque, erano a letto. Bene. Ma lei, Parolini, ha avuto la sensazione che stessero chiacchierando oppure riposando? Ah, riposando, avvocato, insomma, E io la capisco, è spiacevole, ma bisogna pure essere precisi, che se no la parte avversa fa presto a contestare. Una volta uno sostenne che l'uomo nudo che le stava accanto le era caduto dal piano di sopra, si figura. Dunque, erano sul letto. Svestiti? Avvocato, non ci ha fatto caso, Ah! Come mai? Stavano sotto le coperte. E allora scusi, lei come fa ad arguire che... Scusi, avvocato, se io succedesse a lei, da che cosa lo arguirebbe? A me non mi succede! Non si sa mai! Comunque per ora è successo a lei e questi signori lo devono raccontare al giudice. Dunque, vediamo, sotto le coperte. E diciamo, erano di fianco o sovrapposti? Parolini! Aspetti, Parolini, aspetti, venga qui! È assolutamente normale, le assicuro, lo fanno tutti! Hai visto? Detto e fatto. Sì. Amore mio, saremo felici. E tu mantieni le promesse e tutto andrà bene. Una la mantengo subito. Vieni a mangiare. Bene. Ho preparato certi tortellini. Benissimo. Li stavo giusto condendo. Là, lascia il sacco. È già pronto. Metti tutta la tua roba in camera da letto. Sì. In camera da letto. In camera da letto. E dove sta? Ma qui... qui non c'è sta più niente. Oh! Enrica! Ma che sono venuti, i ladri? I ladri no. Il collaudatore. Hai capito. Un giorno che non c'era, è venuto con un camion e si è portato via tutto. E perché? Dice che se il matrimonio è stato annullato è come se non fosse mai avvenuto. Ah. Perciò lui a me nemmeno mi conosce. E tutto quello che stava qui era roba sua. Ma ha lasciato soltanto i regali di nozze delle mie amiche. E la formazzera che me l'ha regalata papà. E si è sprecato papà tuo. Amore mio, per i primi tempi dovremmo arrangiarci. Arrangiarci va bene, dico, ma qui dobbiamo ricominciare tutto da capo. Vieni, aiutami. Sta mar cartone. Ma che fai, stiri? Ma che stiro? Prendi due sedie. Due sedie? Sì. E due ce ne so. Dove le devo mettere? Come dove le metti? Mangiamo, no? Qui? Dopotutto non mi dispiace. No. Ti dirò, usare la roba sua in fondo mi avrebbe dato fastidio. E lo capisco. Ma gli potevamo ridare una cosa per volta, col tempo. Qui, guarda un po'. Come si fa? Tieni. Buon appetito. Altrettanto. Però, il collaudatore, sportivo, ma pure un po' fio della mignotta. E non è tutto. Pensa tu che vuole anche l'affitto. E di che? Di questa casa. È intestata lui. E tu che gli hai detto? Di stare tranquillo che lo pagherai tu. Io? E perché? Beh, mi sembra normale, no? Lui se ne va, tu vieni. Eh già, lui se ne va e a te non ci pensa più.
E no che non ci pensa più. Lui non ha più nessun obbligo verso di me, né morale né economico. Perciò l'affitto bisogna che ci pensi tu. È fortuna che vieni a vivere qui. Ma se no mi toccava a me ritornare da mio padre. Non mangi più? Quanto è st'affitto? Appena 60.000 lire. Megoglioni. Enrica, io l'affitto non lo posso pagare, hai capito? Ma scusa tanto, non venirmi a dire che non puoi pagarti una casa. Ecco, brava, l'hai detto, una, ma no due. Io già pago quella d'Ernesta. Ma non è mica giusto. Aspetta, non ti arrabbiare, facciamo un po' di conti e ragioniamo. E se fa presto a ragionare, la casa dove sta Ernesta sono 40.000 lire. Io ne guadagno 92 nette, ne do 60 a te e me ne rimangono 8.000 di debito. Potresti fare i turni di notte per un po'. Già li faccio, ci sto a pagare l'avvocato. E lo straordinario? Già calcolato nelle 92 nette. Ma sentimo bene. La casa di Ernesta non la devi mica pagare te? E chi se no? L'altro. Se ti ha sostituito con Vladimiro, ti deve ben sostituire in tutto. Ma va. Andiamo, eh? Ah, no, è mia la macchina. L'ho portata qua perché così magari l'Ernesta ci dà un'occhiata. E poi a casa non c'ho neanche posto. Ah, a proposito di casa. Vieni, siediti un momento. Già che stiamo qui per caso. Parliamone un po' insieme, io e te. Vieni? Siedi. Come fossi a casa tua. Senti, tu qui oggi sei di passaggio, vero? Sai, dovevo sistemare la macchina e allora... Però non è mica giusto, eh? È perché tu qui ci dovresti proprio venire a vivere. Voi due, tu e Ernesta, voglio dire. Se non ho visto male, mi pare che vi trovate bene insieme, no? Sì, ma sai, le convenienze, la gente... Che te importa? Noi facciamo le cose regolari, così nessuno ci può dire niente. L'immorale sarebbe che tu venissi a vivere qui e alle spese provvedessi io. Oh, ci mancherebbe altro. Non accetterei mai. Lo vedi? A parte il fatto che nel mio piccolo io a Ernesto non gli farei mancare niente. Oh, galantuomo. E dove abiti che nemmeno lo so? Ma taci vai. In una camera mobiliata, un buco. Mi dispiace. Pensa che quando torno a casa dopo lavoro mi fa una tristezza, boia. Quanto paghi? 15.000. Poco. Ma come poco? Se ti ho detto che è un buco, e poi, in primis, non c'è riscaldamento. E poi è tutto fuori, oh. Lavare, stirare, mangiare. Qui ne pagheresti 40.000. Però, caruccio, eh? Ma tutto compreso. Tutto compreso.
Sì, vorrebbe un pezzo di carta. Le faccio un conto. 1.200.000. E la Pepa, cosa sta? Ah, no, ne, ne, lascia bene. Il conto dell'avvocato. Ne parliamo un'altra volta, eh? E se ci fosse una penna? Vorrei fare un po' di conti perché, capisci, se prendendo la zona sud oltre a quella nord, può darsi che ce la faccia. Fai vedere se ci sto. Quella ma... Uè, intanto vedendo qua, lavare e stirare, non spendo niente. Mangiare, neanche... Oh, 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 se mi prendevi! Mo io ti voglio prendere. Ferma, ma perché poi? Mi viene una rabbia che quasi mi sento male. Quando si arrabbia. Ma che cosa ti succede adesso? Carini voi due, proprio carini. Vi mettete lì, vi fate i vostri conti, mo! E bisogna pur farli. Mo chi te lo ha detto a te che mi voglio sposare con lui? E essendoci andata a letto mi credevo che il più era fatto. Ci sono stata, sì. E ci torno pure, forse. Dato che sempre inchiodata qui è l'unico uomo che ho a portata di mano. Gentile. Proprio gentile. Così è, e così te la prendi. Perché se tu ti credi di piazzarti qui a fare il marito, e queste crude, queste cotte, queste troppo salato, e lavami queste, e stirami quell'altro, e poi la sera, quando sarebbe bello un po' d'intimità, magari t'addormenti. No, carina, hai sbagliato. Io di rompibale simili ci ho già avuto lui. E adesso che lui se ne va, ringraziamo il cielo e la Madonna e amen. E te, vai a lavorare. Allora? Non mi ami? E allora, patti chiari e amicizia lunga. Se una volta ogni tanto ti va di fermarti qui a mangiare un piatto di spaghetti, ben volentieri. Però te li mangi così come sono, scotti, sconditi e senza sale. E la prima volta che ti lamenti te li condisco sul muso, chiaro? E adesso toglietevi dai piedi, perché a me sto tempo che ho perduto. Non me lo paga nessuno. Avrà pure il suo caratteraccio, però tutti i torti non ce l'ha mica. Sì, io. Tu ti metti a fare certi discorsi. Ah, io? E tu allora che hai tirato fuori la biancheria da lavare, mangiare e stirare? Beh, che c'è di male? È roba necessaria, no? No, il fatto è che questi anni che siete stati assieme e tu l'hai esasperata. Chissà quante gliene hai fatte passare. L'ho esasperata io, eh? Tu piuttosto, sempre addosso con sto lavoro. E fanne 10 di più, e fanne 20 di più. Ah, questo è il ringraziamento perché io non gli ho mai fatto mancare il lavoro. Che piuttosto me lo davo alle altre. Ma dai, che tu ci guadagni sopra. Va là, va là, sei un bello sfruttatore, pure tu. Uè, io non sfrutto nessuno. Io i miei soldi me li guadagno correndo dalla mattina alla sera. Cosa ti credi, perché sei in fabbrica che sei meglio tu? Che sono più giovani che ci operate che quelli che lavorate. Pure fascista sei. Ma che fascista, ma fammi un piacere. È che ci vorrebbe qualcuno che mi mettesse in giudizio, altro che... E si capisce, così ti metteresti subito a fare il padrone. Romano de Roma. Non stare mica a buttare sulla politica, Te invece, che prima ti fai l'amichetta e poi prendi e butti via la moglie come uno straccio vecchio. Questa sì che è roba dell'industriale milanese, brutto sporcaccione. Sei pulito tu, disgraziato. Te scordi che t'ho beccato dentro al letto mio? Giù le mani, eh? Perché se no? Oh, figo! Perché se no? Che fa? Ma tu fai così? E per forza tu dai cazzotti sul naso. Porco can... Il sangue! Ah, ma allora fai sul serio! Chi è? Chi è? Toglio! Sta fermo! Sta fermo tu! Stai fermo! Ma se spingi! Scusi, scusi, scusi tanto signora. Cosa scusi? Scusi un corno, mi ha dato un cassotto, mi ha dato, che svegna un corno. Scusi. Tu la serva gli vorresti fare? Ma che fai? Lascia ricominciare. La serva! Perché si sono scacciottati? Per le corna!
Voi l'ha sorpreso a letto con la moglie? Ok, è una storia di soldi. Sì, dice che Vladimiro non ce li vuol dare. A lui o a lei? Però è una bella vergogna darsi delle botte per via dei soldi. Se per farla venire qui ho dovuto mandarla a chiamare dai carabinieri, questo vuol dire che lei tutta questa voglia di separarsi da suo marito non ce l'ha, vero? No, dica liberamente il suo pensiero. Ecco, veramente, signor giudice, ho sempre pensato che non valeva la pena di perdere tanto tempo per queste cose. Però ma come la silenzio? Un momento, per cortesia. Quindi lei, in sostanza, non ritiene d'aver subito da suo marito torti così gravi da non poterci più vivere insieme? Mo guardi, io per me ci vivrei pure, ma visto che lui è un'altra donna. Ah, ah, perché solo di questo si tratta? Ma come, signor giudice? Avvocato, un momento. E lei, a questo proposito, cosa pensa esattamente? Beh, che non c'era bisogno di far tutto questo casotto. Potevamo risolverla tra noi, no? Ma bene, bene. Queste sì che sono parole sagge. Brava signora. Bisogna saper difendere la validità dell'istituto matrimoniale dalla labilità dei sentimenti, dalle debolezze umane. Quod Deus coniuxit, homo non separat. Lei è fortunata, amico mio, ad avere una moglie così. Una vera moglie deve saper perdonare, deve sapere che il proprio marito può avere qualche cedimento, qualche evasione, ma poi torna sempre al suo posto, al suo rifugio naturale, a sua moglie. E bisogna vedere se ce la trova. Bravo Parolini! Grazie. Prego. Come sarebbe a dire? Sarebbe che... anche lei ha un altro uomo. Oh, perbacco. Perbacco. E va bene, si sarà trattato di una rappresaglia momentanea, di un dispettuccio. Ma quale dispettuccio? Signor giudice, questa donna è colpevole di adulterio continuato, è stata sorpresa più volte con il suo amante. Abbiamo i testimoni! E voi lo sanno tutti! Si calmi, avvocato, si calmi! Oh! E mi dica, signora, se lei potesse, in linea d'ipotesi, quest'altro uomo lo sposerebbe? Ma non ci penso proprio. Oh, ma vede quanto sua moglie è ancora attaccato a lei, alla famiglia. E lei non è disposto a perdonare. Certe cose non le perdono nemmeno il Dio. Ah, avvocato, insomma, guardi, nonostante i suoi sforzi, non mi sembra che sussistano motivi validi per la separazione. Ma come, signor giudice? Lei va con un altro uomo? Sì. Lui va con un'altra donna? Sì. E secondo lei non c'è motivo di separazione? No! E quando c'è allora? Scusi! Quando si ammazzano a coltellate? No, un momento, avvocato! Qui per ora di coltellate non ce ne sono! E poi, se tutte le coppie che si concedono qualche libertà dovessero separarsi, ma dico dove andremmo a finire? Addio famiglia! Addio società! Addio nazione! No, avvocato! No! È aperto, vengo Parolino. Voglio non vedo. Parolini? Ah, è lei, avvocato, venga. Da che parte? Dove vuole? Io prendo sinistra. Permesso, vado bene? Parolini, permesso, carissimo, dove sta? Presente. Caro Parolini, mi ha chiamato per un altro racconto, sì? No. No. Volevo sapere se per la separazione di fatto così va bene. Sì. Dunque, due ingressi. Da. Sì. Dico, ma dopo... Dopo... Dopo chiuderà tutto, spera. Sì. Ah, bene, sì. Sì. Bene. Mi uscite, signora. Non si preoccupi che dopo lì viene giù tutto. Io però le avevo detto di prendere un appartamentino lontano da qui, Parolini, lontano. 60.000 al mese, avvocato. Ah, sì, capisco, ma si poteva studiare un'altra soluzione, non so. Scusi tanto, permette. Lei poteva restare qui e l'appartamentino poteva prendere la sua moglie. E sempre io pagavo. Eh già, oddio. Oddio, certo che anche così. Permette, signora, posso uscire un attimo? La separazione per esserci... C'è!
Parolini? Sì? Venga, venga! Sul balcone! Dico, e qui? Come la mettiamo? Perché, che c'è? Come che c'è? Se lei esce di là e sua moglie esce da questa parte e vi incontrate anche una sola volta su questo balconcino, la separazione viene annullata e si ricomincia tutto da capo. Ma no. Ma sì? Anche se sono passati 3-4 anni, anche se sta per scadere il quinto anno, vi incontrate e addio, il conto ricomincia. Il legislatore parla chiaro, la separazione deve essere effettiva e continuata. Qui è già poco effettiva. Se poi non è nemmeno continuata... Allora che faccio? Continuo? Senta, Parolini, senta. Io parlo contro il mio interesse, vero? Ma stando così le cose, vista la situazione, ma lasci perdere. Se le fregherò tutti. Proprio lei si vede fare il legalitario? Avvocato, ma io voglio bene veramente a Enrica. E chi gli ha detto di lasciarla? Insomma, sua moglie chiude un occhio. Lei li chiude tutte e due. E buonanotte. 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 Amore mio. Vieni in bomba. Ma che dici, avvocato? Ma che è diventato matto? Mi meraviglio di lei. Va bene, Parolini, come l'ho detto, caro. Che poi mia moglie chiude un occhio, io tutte e due. E con Enrica che faccio, la cieco? Ciao. Entra, entra. Vieni. Ma se non ti sposti come entro? Scusa, ma devo chiudere la porta. Ecco. Vado avanti io. È un po' sacrificato, ma vedi, ci si passa. Quello sono io, da piccolo. Sei rimasto uguale. Ecco, ci ho messo tutto. Camera da letto, sala da pranzo, cucina e servizi. Ti piace? Carina, no? Oddio. Originale. Comunque, da come me l'avevi descritta, credevo peggio, va? Peggio di così. Peccato il balcone. Mia cara, il legislatore parla chiaro. Beh, un altro letto ci va. Come si dice, quando c'è quello c'è tutto. Qui c'entra anche una poltrona. Sì. Anche un armadio. Ecco, e qui la cucina a gas. Il frigorifero non lo usiamo. Per carità. E allora, siamo a posto. Su, Silvestro, vedrai. Sono sicura che ce la faremo. Un po' di sacrifici all'inizio li fanno tutti. E all'inizio, qui siamo sempre all'inizio. Hai ragione. Ma metteremo un po' di soldi da parte. Quali? L'importante è volersi bene. Lo sai che io mi accontento di poco. Che donna sei. Certo che se non fosse per te... Oh, amore mio, un letto finalmente. Dai! Telefono! Pazienza, amore mio, il telefono è rimasto dall'altra parte. Telefono! Telefono! Ma come? Non ne potevo mica mettere un altro. Pronto? La gamba. Ah, è lei, avvocato. Aspetta un momento. Il braccio, aspetti poi un attimo. Braccio. Scusa, sai. Oh, scusi, sì. Pronto? La parcella. Lo so. Lo so. Sì, ma se lei ha la... Potete aspettare ancora? Sì, sono in ritardo, ma si aspetta fino a sabato. Sì, mi faccio vivo io, appena prendo la paga. Sì, avvocato. Buongiorno, arrivederci. Finito. Arrivederci. Beh, potresti presentarci, no? Sì. Mia moglie, mia... Piacere. Piacere mio. Come va?
Così? Ho disturbato? No! Ma no, si figuri. Se le serve qualcosa, non faccia complimenti. Io sono qua. Sì, sì, anche lei se ha bisogno. Anch'io sono qua. Siamo tutti qua. E mi raccomando, sto stracciarello. E chi è sto stracciarello? Sarei io. C'ha così poca salute. Ma che stai a dire? Ma stia tranquilla, da un po' è rifiorito. E tanti riguardi al signor Vladimiro. Grazie. Buongiorno. No, 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 non è possibile. Ma che separazione è questa di... Della se sente tutto. Ah, anche. Senti, Silvestro. Piano. La povertà non mi spaventa. La casa piccola mi piace. Ma vivere in tre con tua moglie che ci conti i sospiri, no! È troppo, è troppo! Una soluzione bisogna assolutamente trovarla. Parolini Silvestro, vuoi prendere per tua legittima sposa la qui presente Maini Ernesta secondo il rito di Santo Padre Chiesa? No, no! Che fa? Avvocato, mi sposo un attimo in chiesa, così ottengo l'annullamento e li frego tutti. Ma per carità, che fesseria! L'annullamento del matrimonio religioso annulla anche quello civile se i due atti sono fatti contemporaneamente. Ma lei civilmente è già sposato, dunque il matrimonio religioso non le serve proprio a niente. Ah no? Come diceva, scusi. Vuoi prendere per tua legittima sposa la qui presente Maini Ernesta? No! Fai più schif che di giorno. Io le vasche ti mando. Così ci caschi dentro e non ne parliamo più. Silvestro, è meglio così per tutti, anche per tua moglie. D'altra parte, aspettare per aspettare è meglio farlo con un minimo di comodità, di decoro. 5 anni sono lunghi, forse saranno anche di più. E poi, anche una volta ottenuto il divorzio, se tua moglie non si risposa, la devi mantenere sempre te. Sì. Se invece vieni a vivere a casa mia... Vabbè, ho capito, ma... Ma l'affitto qui, chi lo paga? Ma te l'ho detto, non ti devi preoccupare, ho parlato con mio padre e anche con il collaudatore, ho sistemato tutto, non ci devi pensare. Di questo abbiamo tempo di parlare dopo. Adesso mettiti a dormire, eh? Ah, tutta la tua roba l'ho portata qui io, ho sistemato tutto in camera da letto. Capito, eh? Certo che ne parliamo. E ne parliamo, sì! Fai tutto da sola. Capirei. Sta a vedere che adesso io mi faccio mantenere... dal collaudatore. Parli con tuo padre. Parli col collaudatore. E sempre 60.000 lire sono. Capirai poi tuo padre. Coi regali che ti fa, fa una collezione delle formaggere. Ah. Ah. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, ma mi preoccupo sì, è l'avvocato. Pronto Parolini, mi raccomando, esci, ricordi di quella cosetta. All'anima della cosetta, già mi sono venduto la macchina. Fra poco vendo pure il motorino. Un caffè, per favore. Non mi faccio mantenere da nessuno, non mi faccio mantenere. Scusa, amore mio, il caffè non te lo posso fare, non ho tempo. A mezzogiorno viene Vladimiro.
Buon avvocato. Buongiorno, cara. Parolini! Che c'è? Dove va? Vado a Roma, vi saluto a tutti! No, 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 questa è l'ultima delle sciocchezze! Parolini, non salga, Parolini! Mi lasci! Non salga, so quel che mi dico! Ma non sa quello che fa, mi lasci! Parolini, lei si caccia di qua, e mi dia retta! Finisci dentro! Chi se ne frega! Sapesse quanti guai sarebbe andato incontro! Primo, abbandono del tetto coniugale. Secondo, mancata assistenza morale e materiale. Terzo, mancata promessa di matrimonio. Quarto, insolvenza fraudolenta per acquisto di macchinari con cambiali non pagate. E last, but not least, come dicono gli inglesi, onorari non pagati al proprio legale, che sarei poi io, e che tanto tempo che aspetto e non vedo una lira. Vedi da quante cose l'ho salvata? Sì, capisco. Ma se lei sapesse che vuol dire che anche Riga si sia messa a lavorare. Sì? Dice che è per poco tempo, invece... Caro avvocato mio, io lo so come finirà. Parolini, caro Parolini, lo vuole un consiglio? Si faccia un'amichetta! Eh?